Buonasera, buonasera a tutti, 12ª puntata di Ore Latte e Menta tra boschi e foreste. Questa sera ci inoltreremo per parlare di alcuni film horror, per l'appunto, che hanno queste ambientazioni. Quindi ne parleremo questa sera, pronti con i miei e con alcuni dei miei editor. Allora, intanto faccio entrare Alice. Ecco Alice, ciao Alice! Tutti, quanto sei figa questo colore! cambierò ancora, questo è solamente l'inizio, poi tu lo sai, ciao Fabrizio! Ciao. Manca come al solito il più ritardatario di tutti, il nostro Franky Ramone, il nostro Francesco che tra poco entrerà. E allora, hai visto che capelli, insomma, ma io sto andando verso il lavanda, qualcosa del genere, Fai bene. Verso il lavanda, glicine, voglio essere un po' la fatina dell'horror. Ecco qui, ma vedo tutto scuro io addirittura. Eccoci qua. Ah no, pensavo che stavano ammazzato, Francesco. No, quello mai. Tutto al più posso essere io che ho ammazzato qualcuno, ma quello mai. Ah, ecco, vabbè. Allora, ragazzi, oggi Ore Latte e Menta, ci siamo. Saluto tutti quelli che stanno man mano entrando. Oggi andremo un po' tra boschi e foreste, cioè, stavo dicendo prima, abbiamo preso 5 film di riferimento, ma poi, come sempre, se avete altri film, che horror, thriller, noir, che vi ricordate, abbiano come ambientazioni i boschi, le foreste, il verde, potete tranquillamente poi, a fine serata, dirci qualcosa su altri film. Noi abbiamo preso 5 film tra conosciutissimi, dei grandi cult, e film un po' meno conosciuti e sicuramente non cult, e ne parliamo insieme a tutti quanti voi. Allora, seconda diretta per Brutal Papers, che ripeto, di Brutal è ben poco, è dolcissimo. Vedremo, dai. È dolcissimo, bro. Il nostro Franky Ramone. Eccoci qua. Meglio Franky Ramone che Francesco. Franky Ramone mi piace, sembra proprio uno di quei personaggi di Thomas Millian. Sai quindi Thomas Millian? Ma no, ma che Thomas Millian? Si chiamavano Gargiulo, Bombolo, i personaggi di Thomas Millian. Franky Ramone, Franky Ramone, il Tapparella, c'era i fratelli Trapanese. Ma Franky Ramone è qua, oh. E vabbè, Alice è sempre splendida, poi con il pipistrello di Batman. Alice? I Ramones mi vengono in mente. È fatto apposta, il mio gruppo preferito. Allora ho qualcosa in comune con Alice, dai! Allora ragazzi, ovviamente andiamo in ordine, come al solito, cronologico, e ovviamente andando in ordine cronologico è più facile trovare dei grandi cult. E torniamo a parlare, come se non l'avessimo mai fatto, di Evil Dead, La Casa, 1981. E qui ammazza boschi che vivono in maniera proprio vera e propria, anzi anche che in qualche modo stuprano, se proprio così vogliamo dire, animati da anime, da demoni. E quindi volevo parlare con Francesco. Voglio dire una cosa, Alice, oggi sono incazzata. Apro il frigorifero, pensavo di trovare il latte, ho finito il latte, invece era una cosa che sembrava latte, invece dentro ci stava succo di lampone comprato da Marco. Sì, io mi ribello, io questa sera non posso bere il latte con la menta perché ho la menta, ma mi manca il latte. Quindi tutta colpa di Marcus Di Meglio, ecco, lo annuncio qui. Pensavo, aperto il discorso, ho detto non c'ho il latte, poi ho guardato bene, era là in fondo. Bevilo tu per me oggi, sono nera, anche perché l'ho scoperta adesso. Allora, Francesco, partiamo da te. La Casa, Evil Dead, 1981. Beh, sto film, insomma, Sam Raimi ci è andato giù pesante con i boschi. Sono veri e propri protagonisti del film. Decisamente, tra l'altro, parliamo di un film che poi le fonti riportano 81, ma in realtà credo il film sia 82. Ci sono diversi sbagli. Addirittura c'è chi dice 83. Da noi addirittura forse credo sia arrivato nell'84 al cinema. Sì, tanti, qualche anno dopo, sì.
Sì, credo, mi ricordo ancora appunto le foto buste fuori dai cinema della casa quando ero ragazzino. Hai ragione, perché secondo questo sito la casa fu addirittura prodotta nell'arco di 3 anni, dal 79 eh sì. all'81, quindi addirittura è pre-80. Sì, perché ovviamente, a parte che era l'evoluzione del cortometraggio di Raimi, che si chiama Within the Woods. Sì, del 78, Within the Woods. E quindi immagino sì che come evoluzione di quello, come al solito loro erano esordienti, avranno dovuto racimolare il denaro e tutto quanto. E, vabbè, è inutile starlo a precisare, un super cult, super classico direi, anche perché comunque ha inaugurato la febbre splatter, che poi è diventata caratteristica principale del cinema horror anni 80. Io ricordo quando lo vidi all'epoca, la casa noleggiato per sbaglio, convinto di aver preso Chi è sepolto in quella casa, che avevo visto il trailer in inglese House, tradotto La casa, io avevo pensato di aver preso quello. Avevo 8 anni quando ho visto La casa in videocassetta e lo ritenni per anni il film che mi aveva spaventato di più, ma non tanto per lo spavento, per il fatto della violenza. Era esagerato, perché vedere due dita che venivano conficcate nei bulbi oculari, la matita che sfondava il tallone, era bello pesante, insomma. Super film, come dicevi prima, sì, ci sono questi alberi stupratori. Tutte idee direi geniali, insomma, che hanno inaugurato la grande la carriera di Raimi, che poi è diventato il maestro che sappiamo, anche se io della serie quello che preferisco è sempre La casa 2. Mi piace molto non di sei più. L'unico, non sei l'unico, molti, vedo anche Fabrizio, quindi dopo ci parlerà anche lui di questa cosa qua. Molti hanno preferito La casa 2, lo trovano molto più comedy horror, molto più ironico, molto più molto sì, La casa 2, perché sul 2 appunto viene introdotta questa cosa, anche poi sulle recensioni dicono sempre che il primo è ironico, e tutta questa ironia non ce l'ho mai vista nel primo, anzi è un film che fa molta paura. Il secondo, quando lo vidi da ragazzino, dissi era brutto perché faceva ridere, dicevo ma che è, un film horror, invece poi nel tempo l'ho apprezzato tanto, ma soprattutto tecnicamente parlando, insomma, un super film, con tutto che l'ha fatto con un budget superiore al primo, non parliamo certo dei budget di cui lui gode oggi, Raimi, per fare un film, quindi consideriamolo un miracolo La casa 2, e ringraziamo sempre Dino De Laurentiis che gli ha prodotto La casa 2 e L'armata delle tenebre anche, ricordiamoci questo. Assolutamente, intanto saluto Luca Ruocco, ciao Frank, hola soci, parlavate di bere, grande Fabri, sono d'accordo, preferisco il 2 anch'io, come vedi, ecco, L'armata delle tenebre è il top, ci dice Angel. Allora, Alice, La casa, beh, insomma, sicuramente un grande cult che, come dice Francesca, ha dato un po' l'avvio ad una serie di film particolari, anche quello sui boschi, insomma, sulle foreste, poi c'è chiusa proprio, insomma, foreste vere e proprie, Alice. Sì, allora, sulla casa c'è un aneddoto che riguarda mio padre, che lui è riuscito a vederlo al cinema nonostante fosse vietato, lui aveva credo 12 anni all'epoca, è riuscito a entrare lo stesso e mi ha sempre raccontato, è stato uno dei pochi film che quando è uscito dal cinema ha fatto il percorso per andare a casa con le gambe che facevano così dalla paura che mi ha messo. E quindi io dopo questo aneddoto La casa non ho mai voluto vederlo, l'ho visto per la prima volta, giuro, l'anno scorso. Davvero? Davvero? Sì, perché lui mi aveva detto oddio, non puoi capire, mi ha traumatizzato l'adolescenza. E questa curiosa, e che hai provato a vederlo per la prima volta adesso, diciamo? Ma dico che è un film, vabbè, averlo visto all'epoca, secondo me è davvero stato, però per me non è assolutamente invecchiato, cioè c'ha un fascino anche un po' quasi grezzo, no? nel modo in cui è stato realizzato, e la scena che gli è rimasta presso a mio padre quando fanno quella cosa con le carte, che c'è la ragazza che inizia a cambiare la voce, si gira ed è tipo così, mi ha fatto saltare dalla sedia perché avevi disturbato il nostro sonno. Non è che mi hanno fatto più puro, però devo dire che quella scena lì mi ha fatto proprio saltare dalla sedia. Era Francesco, come fa? Sto bene, libera tua sorella, Cheryl. Com'era? Asso di picche, Jack di cuori, mi sembra che diceva, no? Quando asso di picche, Jack di cuori. E poi noi ti amremo, non ci sfuggirai. Tanto morirai.
Ciao Dario, un saluto a Jacopo Mariani e Dario Ballantini. Ciao. Beh, quindi come abbiamo sentito, insomma, Alice che ha detto che l'ha vista adesso e comunque per lei è un bellissimo film che non è da poco, perché vedere Evil Dead, la casa, quando sei piccoli, io ti dico la stessa identica cosa di Francesco, vederlo da adulti ovviamente un altro tipo di diciamo un altro paio di maniche, giusto Alice? Secondo me sì, averlo visto poi quegli anni al cinema, comunque grande schermo, sicuramente rende di più. Però per me non è un film né invecchiato né ridicolo, che poi tra mio padre e mia madre c'era questo divario, perché mio papà, oddio, il terrore, invece mia madre per esempio diceva, ma fa ridere, si vede che è tutto finto, cioè certo. A lei non mi è mai piaciuto la casa. E io, però io davo più fiducia a mio papà, dicevo no, io mi fido più del papà e ho paura a guardarlo. Però l'ho recuperato l'anno scorso e devo dire ti è piaciuto. Intanto saluto anche, salutiamo anche Cinzia Monreale, con cui sabato abbiamo fatto una diretta così a sorpresa, direttamente da terra di Germania, terra tedesca, terra di Tedeschia. Un bacio Cinzia. Grandissima attrice, una delle muse, la musa di Luigi, di Lucio Fulci, il grande Lucio Fulci, mitico. A te Fabrizio, allora adesso puoi scatenarti, vai. Allora, della casa, anche io ho ricordi di quando ero proprio ragazzino, ino, e mi fece una paura assurda. Credo che sia il primo film veramente ad avermi fatto paura, infatti era uno dei primi horror che ho visto. Le scene delle possessioni me le ricordo, cioè io mi coprivo proprio la faccia, però da una parte fino a un certo punto, perché mi piaceva un sacco avere paura, per cui diciamo, l'horror l'ho amato proprio per questo. E poi apprezzo tanto l'uso della Steadicam, no? Di quando praticamente tu non vedi nulla, ma si ha la sensazione che arrivi qualcosa, quella sensazione di paura che ti coinvolge comunque, perché come se stesse accadendo qualcosa di terribile, di imminente, ma tu non lo vedi e quindi non puoi sapere cosa ti aspetta. E anche quella secondo me è una trovata geniale, anche perché è realizzata con pochissimi mezzi, lì c'è tantissima creatività da parte di Raimi. Assolutamente. E poi vabbè, la foresta appunto che stupra, i rami che praticamente impediscono la fuga dei ragazzi, è veramente qualcosa di terrificante, anche perché ti fa capire che non c'è assolutamente nessuna via di scampo. La casa è un mito. C'è anche quella famosa frase che adesso non la ricordo molto bene, di Scott, l'amico di Ashi, che dice: loro sanno tutto, loro non ci faranno andare via. No, sì, loro ci vedono, sì. Che è inquietantissima come frase. Sì, perché, ma infatti è gioca anche su questo fatto, cioè che praticamente nessuno potrà uscire vivo di lì, praticamente. No. E questo mette tanta ansia nello spettatore, e poi il make-up è fantastico, secondo me ancora oggi regge bene. Poi a me piace. Io insomma, tra l'altro vedere di Francesco facciamo una lotta continua, vero Francesco, per l'artigianalità del trucco. Anche perché dico apertamente, il capostipite è superiore, ma proprio alla grande, al remake del 2013, nonostante qualcuno dica che sia migliore. Assolutamente no, ma sia come fattura che come storia in generale, finale o scena, quello del 2013. Non c'è paragone, uno dei remake più assurdi, secondo me. Sì, ma assolutamente, anche perché la casa Raimi praticamente fa quel che vuole, cioè stravolge tutte le regole, e quello è inarrivabile, a mio parere. Nel 2 ancora di più, cioè nel 2. Ci mette ancora più inventiva, più creatività, è geniale, il 2 è assolutamente geniale, lo amo in maniera veramente, non lo so, Francesco mi gridi Baby Joe? Bobby
Joe, che era l'attore che poi è venuto a mancare pochi anni fa, adesso mi sfugge il nome, lo so benissimo, che era l'assassino di Intruder, poi quando mi viene il nome te lo dico. Adesso Bobby Joe! Fantastico, fantastico, veramente. Allora, fenomena, Alice, io ripartirei da te. Fenomena, anche qua il verde la fa da protagonista, insomma, la Transilvania della Svizzera, come viene chiamata nel film, il fön, questo vento caldo, insomma, tante cose particolari. Tutte le vittime che corrono e scappano con questo vento che agita gli alberi, Alice. Beh, allora, fenomena, inizio col dire che rientra nella mia top 3 di Dario Argento, anche se la prima volta che lo vidi non so perché non mi era piaciuto per niente. L'avevo trovato troppo lungo, dicevo vabbè, ma non finisce mai, cioè sembra sempre che finisca, poi non finisce. E poi cioè, è un film che ho rivalutato molto nel corso degli anni, adesso è nel mio podio. È una favola nera, un po' come lo è stato anche Suspiria, volendo, però forse fenomena di più perché siamo in questo collegio, no, per ragazzine, e c'è questo serial killer che prende di mira, no, queste ragazzine del collegio. C'è tutta la scena iniziale, secondo me, che è proprio ansia pura quando c'è Fiore Argento che trova la casa, a sua insaputa, che è la casa dell'assassino, perché sta cercando aiuto e viene colpita prima dalla catena, poi con le forbici, cioè, la scena sulla mano. È molto inquietante, poi è bello anche il fatto di aver usato, secondo me, un po' il discorso della scimmia che vendica il padrone. Vabbè, ho fatto lo spoiler, spero che fenomena. Vabbè, capito, ma cavolo, però, insomma, se no è inutile, togliete il seguito da ora d'orrore, almeno fenomeno. Ma io non l'ho mai visto, non mi avete rovinato la sorpresa. Non l'ho mai visto, vedi, cioè l'ho comprato e non l'ho mai visto, capito? Ma non eri uno degli insetti che sbatteva costantemente contro il vetro, Francesco? No, io potevo essere la scimmia al massimo, anzi, forse ragazzino. il nostro Davide Marotta. Allora, secondo me di elementi particolari, di insetti, il fatto che lei ha questa comunicazione con gli insetti, l'arrivo delle mucche, delle situazioni, diciamo, di emergenza, poi sì, è il bambino interpretato da Marotta che è diventato un po' il simbolo di fenomeno che era di scatto, anche lì una scena che me l'ha fatto un po' qua sotto perché non me l'aspettavo, cioè ero assolutamente abbastanza. Quindi secondo me è un film che può anche non piacere, perché io stessa la prima volta che l'ho visto mi è piaciuto, però per me anche fenomena non è un film invecchiato male, secondo me, anche dal punto di vista di come è stato realizzato. E poi secondo me fa la colonna sonora più bella, per mio gusto personale, la più bella dei film di Argento, con i brani di Simonetti, ma anche degli Iron Maiden, dei Motorhead. Una grande colonna sonora che ebbe anche molto successo, la colonna sonora di Fenomena. Sì. Fabrizio? Più il film, forse, anche. Sì, beh, Fenomena, io non lo so. Più passa il tempo, più lo rivedo e più mi piace. Cioè, è un film che ogni volta scopro qualcosa, un elemento che mi piace di più. Cioè, ha questa sospensione fra incanto, quello dei boschi, e anche poi l'horror, praticamente. E mi piace anche il fatto che c'è questa scienza, diciamo, un po', come dire, inventata, che comunque la preferisco a tutti quei film che invece, che ne so, seguono più distintamente
delle regole delle scientifiche, regole, come, erano sta, come era in qualche modo sì. stata la, diciamo, la trilogia thriller che andava da Lucella a Quattro Mosche di Velluto, no? Che era un po' sempre di Dario, comunque con una, sì. con una, no, invece comunque già Sospiri e Fenomeno erano molto più onirichi. Sì, mi piace di... quella. Esatto, c'era un po' sì. di onirico intorno, no? C'erano gli animali nella seconda, le streghe nella prima, insomma c'era un po', no? Sì, mi piace lasciarmi andare a praticamente alla fantasia più sfrenata, che poi sfocia nell'horror puro fino al finale. Fantastico. Sì. E fino poi a quel finale che è incredibile, intanto nella casa dove sta quella Nicolodi fa una parte incredibile, cioè meravigliosa. Secondo me in Fenomena è qualcosa di straordinario. Lei lo è sempre, ma lì è veramente pazzesca. E poi il finale col bambino è molto, come dire, a dir poco inquietante, e anche la scimmia con il finale appunto inaspettato, totalmente inaspettato. È un film che sì, che riscopro ogni volta. Anche a me all'inizio, devo dire la verità, non mi era piaciuto tanto. Tra i film di Argento era forse quello che mi piaceva di meno. Poi col passare del tempo invece è successo l'opposto, è uno di quelli che mi piace di più. Come gli altri, ovviamente, perché i grandi capolavori di Dario sono uno più bello dell'altro. Infatti nella mia classifica personale ogni volta cambio, diciamo, perché non lo so il perché, ma se ripenso a un film a seconda della domanda, qual è il miglior film fantastico di Dario Argento 21? A seconda del giorno, perché veramente per me scegliere è difficile, perché ogni film, comunque, se ci ripenso a un determinato film, ha sempre qualcosa. Per esempio Adoro Inferno, per la sua totale, come posso dire, follia. Non è agganciato a nessuna regola, sostanzialmente lui le stravolge ancora di più. Tra l'altro, dichiarazione proprio dello stesso Dario, che Inferno è stato uno dei film che lui a cui lui è piaciuto proprio di più, uno ed è perché è stato veramente liberissimo di poter dare sfogo proprio a qualsiasi cosa. Quindi... E infatti, tornando a quello che dicevo prima, a me piace lasciarmi andare appunto alla visione, all'onirico e quant'altro. Infatti anche Fenomeno rientra in questa categoria. Prima di sentire Francesco, Jacopo ci dice una cosa molto interessante. Pensa che quando fui preso per Suspiria il contratto parlava di girare anche nella Foresta Nera, poi non fu così. Peccato, mi stuzzicava andare nella foresta. Un bacio a Faggio che ci manda tanti cuori. Francesco, Fenomena. Sì, allora, prima di parlare di Fenomena aggiungo due cose sulla casa. Il nome che non veniva in mente prima dell'attore era Dan Hicks, mi sono ricordato dopo, che purtroppo è venuto a mancare, credo, 2 o 3 anni fa. E una cosa che avevo dimenticato, l'avevo detto forse già in un'altra diretta, ci sono diverse similitudini tra La Casa e 5 tombe per un medium di Massimo Pupillo. Secondo me è molto difficile pensare che Raimi non l'abbia visto, perché ci sono sia gli alberi, che appunto minacciosi, che si muovono, sia cose tipo mani mozzate in movimento e altre caratteristiche, poi abbiamo visto appunto nel film di Raimi. Non ci avevo mai pensato a questa cosa qua, sinceramente. Non solo, se non ricordo male, c'era anche il registratore che parlava, come nella casa. C'era. Sì, è molto simile il film. Penso che, secondo me, l'ha visto, perché altrimenti è veramente un caso che in un film ci siano 3 cose differenti, tutte simili a quelle dell'altro film. Mi c'è fatto riflettere a questa cosa qua, effettivamente, sì. Per quanto riguarda Fenomena, io Fenomena è un film di Argento che sinceramente non mi ha mai entusiasmato del tutto, e rientra in quel periodo in cui, dove metto anche Opera e Trauma, lui ha fatto film sicuramente con momenti memorabili, grande tecnica e grandi sequenze, ma che nel complesso non mi coinvolgono dall'inizio alla fine. Cioè sono film che devo prendere un pezzo per volta, mentre Tenebre è uno dei miei preferiti e mi coinvolge dall'inizio alla fine. Ecco, lui dopo Tenebre ha cominciato questa progressiva, diciamo, discesa, dove c'è stata questa parentesi di questi film, diciamo, comunque al di sopra della media, ma un po' discontinui, fino a poi appunto quelli meno riusciti, dove però
In mezzo c'è stato qualche ottimo esempio, perché io per esempio Non ho sonno è un film che nel complesso seguo molto più rispetto a Opera, Trauma e Fenomena. Poi magari tecnicamente gli altri due sono meglio, però Non ho sonno lo seguo di più. E Fenomena, ecco, è un film che mi piace tanto per l'inizio della morte di Fiore Argento, la trovo una scena magnificamente girata e di grande atmosfera, ti prende veramente tanto. Per il resto dello svolgimento è un po' fiacchetto, stranamente mi ha ricordato un po'. Francesco, sei d'accordo? L'altra volta parlavamo con Davide Pulici nello speciale su Dario Nicolotti, che secondo Davide, ma devo essere pensandoci bene, poi ci ho riflettuto anch'io, che è una delle migliori interpretazioni di Dario Nicolotti. Tutti parlano sempre di Profondo Rosso, di altri, ma Sicuramente è una delle migliori interpretazioni, anche perché fa qualcosa di diverso, nel senso che fa un personaggio un po' più schizofrenico, con delle sfumature differenti, quindi sì, sicuramente è una delle sue migliori interpretazioni. Me la pagherai, bastarda! Capito. Per quanto riguarda il film, come dicevo, a parte l'omicidio iniziale dell'Argento e qualcosina dopo con la lancia, non voglio spoilerare altro, ma è sembrato abbastanza fiacco dal punto di vista degli omicidi rispetto ad altri film di Dario Argento. Volendo fare un paragone, mi ha ricordato un po' Sotto il vestito niente, ma con le dovute differenze, nel senso che comunque a Banzina non interessava fare il giallo truculento, quindi volutamente lo ha fatto pulito, ma d'Argento non te l'aspetti, però, anche perché un film che parte con quella decapitazione, tu ti aspetti che dopo fa sempre di più, invece non lo fa, rimane tutto abbastanza leggerino, fuori campo. Per il resto sì, c'ha i suoi buoni momenti, c'ha sequenze memorabili come quella del bambino, la parte finale, la parte delle mosche anche, che ricordiamo l'effetto, se non sbaglio, ha fatto Luigi Cozzi, credo, con il caffè, se non ricordo male. Chicchi di caffè. Però ecco, pure qui c'è parecchio déjà vu, perché la sequenza del bambino che si gira all'improvviso è ripresa palesemente da Venezia un dicembre rosso shocking, la scena del nano. Poi lo scontro tra lei e il bambino sulla barca alla fine è praticamente Venerdì 13, il finale, ma anche proprio tutta la storia, se vogliamo, è Venerdì 13, perché senza fare spoiler, ma la soluzione finale è praticamente quella di Venerdì 13 alla fine. Senza fare spoiler, hai detto. Vabbè, può essere che nessuno ha visto Venerdì 13. Ma come? Senti, rispondi a Faggio, Francesco. Puoi ripetere il titolo del film italiano su cui, secondo te, sembra, ma anche secondo me, sembra Imi? Io. Fatto... Sì. Cinque tombe per un medium. Ok. Capito, Faggio? Rispondi. Allora, ripartiamo da Alice, The Village, eppure qua un film dove c'è un mostro, un qualcuno, nel bosco, nella foresta, quello che è, da cui stare lontani, da cui non si può uscire. Alice, un altro bel film, a me mi è piaciuto moltissimo. Allora, io è un film che ho visto una sola volta, devo dire che rispetto ad altri film che ho fatto, Shyamalan, non mi è piaciuto, cioè non mi è rimasto impresso, a differenza magari del Sesto Senso, o anche Venerdì giorno non mi ha fatto impazzire, però rispetto a The Village lo ricordo più volentieri. The Village forse ha un po' il colpo di scena finale che ti rimane impresso, poi è anche recitato bene, cioè quindi dal punto di vista di come è stato realizzato non è da dire, però è un film che sinceramente mi ha parecchio annoiato e non so, non ho più voluto rivedere. Quello e Lady in the Water sono i film di Shyamalan che ho visto, che meno mi ricordo e meno mi hanno preso, quindi salvo proprio l'ambientazione che è molto affascinante in questi boschi con tanti rami, foglie, alberi, quindi un'ambientazione molto naturale, molto scenografica, però poi per il resto, non so, un film che a me non mi ha convinto, ma mi ha solo annoiato, sinceramente. Tra l'altro c'era Joaquin Phoenix, il nostro Phoenix, c'è anche Adrian Brody, leggo perché alcuni non mi li ricordo. Sì, assolutamente. William Hart, ecco, non me lo ricordavo. William. Allora, Francesco, a te
Allora, sì, The Village, ma sì, lo preferisco meno rispetto ad altri film di Shyamalan, come appunto Il Sesto Senso, ma anche Venne il Giorno lo preferisco meno. A me Venne il Giorno è piaciuto perché l'ho trovato molto romeriano come film. A me l'hanno distrutto, ma a me è piaciuto molto. No, a me invece era piaciuto. Devo dire che invece quelli che ricordo meno sono appunto Lady in the Water, L'Ultimo Dominatore dell'Aria, forse meno di tutti quanti, lo ricordo. Se può guardare. Questi altri degli ultimi anni anche, non è che a me neanche Split, ma Glass, non è che siano film che mi hanno conquistato, ma come pure non mi conquistò all'epoca Unbreakable, sinceramente. Per quanto riguarda The Village, sì, mi era piaciuto come film, meno comunque del Sesto Senso di Venne il Giorno. La cosa curiosa è che lui all'epoca venne in Italia a presentarlo e io in conferenza stampa gli chiesi: ma lei si è ispirato a qualche film? E lui disse I compari di Altman, film con cui The Village non c'entra assolutamente niente. Invece vi invito a recuperare, se riuscite a trovarlo, credo che si intitoli in italiano Curus su Bestia delle Amazzoni, un film di Kurt Siodmak. Vi assicuro che, ambientazione a parte, la storia è praticamente identica, solo che quello è un film più d'avventura perché l'ambientazione è su un'isola esotica, ma è identico. Loro sono terrorizzati da una creatura che li spia nel bosco e, se non ricordo male, si manifesta proprio come in The Village, vedi questa mano mezza artigliata, pennata, che fa venuta che fa la sua apparizione, e la spiegazione finale è identica, proprio, proprio identica, la stessa identica spiegazione finale di chi è il mostro e di per quale motivo lo faceva il mostro. Quindi se vi capita vedetelo, perché secondo me l'ha proprio scopiazzato la grande. Segnato. Ottimo, 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 ciao a tutti, ciao Gatto Mangione, ciao Gatto Fulci Caccione. Fulci Gatto Mangione è fantastico, ragazzi. Come creare queste cose, adoro. Saluto il dottor Lamb. Allora, il primo titolo del film, tra l'altro, se volete la curiosità, era The Woods, ma vedi modificato in seguito all'omonimia con un film diretto da Lucky McKee. Il villaggio visto nel film è stato costruito nella sua interezza in un campo fuori Charles Fort in Pennsylvania. Tanto per dire qualche curiosità anche su questo film, Fabrizio, a te. Allora, anche a me The Village non ha fatto impazzire rispetto ai film sopra citati da, ecco, come Il Sesto Senso. Di Shyamalan a me piace anche The Visit, mi era piaciuto. Molto bello The Visit. Con un budget molto minore, ma con un colpo di scena molto più forte e coinvolgente, secondo me. È fantastico. The Village... Se, a mio parere, gode della recitazione di grandi attori, dell'ambientazione anche molto affascinante, però poi è molto diluito, cioè non c'è anche il colpo di scena non è che mi ha sconvolto più di tanto, e mi sa di già visto anche il fatto che queste persone poi avessero deciso appunto di chiudersi in un villaggio perché delusi un po' dal mondo esterno, poi fanno quella riflessione sulla sofferenza, che tanto poi la sofferenza c'è anche se scappi dalla città, eccetera. Tutte cose che insomma non mi hanno convinto molto. Tecnicamente è ben confezionato sicuramente, però come film... onestamente non lo rivedrei, ecco, non è uno di quei film che dico ah, me lo rivedo con piacere. Per chiudere, c'è questa bellissima c'è questa bellissima recensione che fece Roberto Nepoti sulla Repubblica, che scrisse del film: più che un film di paura, The Village è un film sulla paura. La paura che assedia l'America dopo gli attentati alle Twin Towers, la paura che ne ha fatto un paese protetto fino all'autoreclusione, la paura che i governanti usano come strumento di potere e di controllo sulla vita degli altri. Lì accanto la nostalgia di un mondo innocente e aurorale da cui l'America è stata definitivamente risvegliata all'inizio del millennio. The Village è anche un film non d'amore, ma sull'amore. E l'amore si presenta come l'altra faccia della paura, che consente di non farsi annientare ma di crescere, di superarsi anche attraverso prove dolorose, distinguendo in modo netto tra superstizione, alimentata dagli anziani del villaggio, e fede, che infonde forza ai due giovani innamorati. Il film tocca il livello alto della parabola, mille leghe avanti alla gran parte dei thriller orrorifici in circolazione, e tutto ciò senza togliere un'unghia di paura né del piacere di spaventarsi davanti ad uno schermo. E invece Crespi sull'Unità scriveva: The Village racchiude nel suo microcosmo l'America del Mayflower e l'America di Bush,
un paese che in certe sue componenti rifiuta l'incontro con chi è diverso, si rinchiude nelle proprie tradizioni e le scambia per verità. Il regista mette in scena un mondo accerchiato ed è molto abile nel descrivere gli effetti sulla psiche e sul comportamento della sindrome da accerchiamento. Queste sono due recensioni molto, insomma, molto positive date in Italia per l'appunto per quanto riguarda The Village. Ora un film indipendente. Dimmi Alice. Aspetto il venerdì giorno, The Village è stato molto più acclamato. Io tra i due, per esempio, io anche ho amato il venerdì giorno. Preferisco quello, o anche The Visit. Poi comunque tanti di questo regista mi mancano. Però di questi tre che ho nominato, secondo me The Village, non so, quello più debole, ma l'ho preso meno. Ora, caro Francesco, parliamo di un film indipendente, Il Bosco Fuori, di Gabriele Albanesi. Eccolo là, bene. Allora, Il Bosco Fuori, film che appunto indipendente, che è uscito in un periodo in cui il cinema di genere in Italia era totalmente morto, ancora è morto, però all'epoca veramente il decennio dal 2000 al 2010 non c'è stato praticamente niente, a parte qualche esperimento dei Manetti Bros, non abbiamo visto nulla. Il Bosco Fuori fu un film che io apprezzai subito appena l'ho visto, ha le sue, diciamo, leggere pecche dovute appunto al budget indipendente, c'era qualche errore di fotografia a cui non si è potuto rimediare, però è un film coraggioso perché non solo tenta di riportare il genere, ma lo fa nella maniera più esagerata possibile, perché comunque c'è splatter, c'è violenza, strizza l'occhio non tanto agli anni 80 ma ai sudici e sporchi anni 70, tant'è vero che se non sbaglio il titolo con cui è uscito all'estero è Last House in the Woods, che strizza praticamente l'occhio all'ultima casa a sinistra. Con quanto di questo budget è stato girato, Francesco, per curiosità? Sinceramente non lo so, ma credo meno di 100.000, non te lo so dire, ma credo meno di 100.000. Perché? No, lo dico perché sul Wikipedia del film un certo Francesco Lomuscio, che scriveva per filmapp.it, e diceva un certo Francesco quindi c'è la recensione dove c'è il budget, dove Wikipedia Il Bosco Fuori, c'è un certo Francesco Lomuscio, attuale editor di Ore d'Orrore, che scriveva leggo solamente una parte: un delirio splatter girato in HDV che con soli 45.000 euro di budget e non privo di un pizzico di indispensabile ironia tenta coraggiosamente di riportare all'interno della cinematografia tricolore un'estrema tipologia di spettacolo accantonato ormai da troppi anni, senza camuffarsi furbescamente dietro intellettualismi snob, ma puntando in maniera diretta al genere nudo e crudo. Mi piace molto questa recensione di questo giornalista. Non mi ricordavo che era stata citata in Wikipedia, e non mi ricordavo, ricordavo, io non ti ho voluto dire il budget preciso perché vagamente ricordavo sui 40.000 euro, ma non ero sicuro che il film fosse questo, perché negli anni ho sentito tanti indipendenti di cui mi hanno detto ho speso 30.000, ho speso 70. Pure su Wikipedia 40... ce l'abbiamo Lomuscio, pure su Wikipedia, ormai non so più dove guardava. Sì, ma non è l'unica che viene citata, però non me lo ricordavo adesso che c'era Il Bosco Fuori. Oh, sei sopra Morando Morandini però. Lo vedi? Sopra, eh? Sopra. Sopra. Beh, sotto non c'è sta nessuno però Morandini, eh? Siete te, Federico Petroni e Morandini. Perfetto, gli altri due come l'hanno parlato, bene o male? Ah no, è Francesco Alodi del Messaggero. Ah, che ne ha parlato bene, perché all'epoca promuoveva sempre il film con Albanesi in giro. Benissimo. Allora, vai. Quello che dovevo dire l'ho detto. Segnaliamo la protagonista Daniela Virgilio, che poi dopo avete visto in tanti altri film, tra cui è stata la Patrizia della serie TV Romanzo Criminale, forse il ruolo più famoso che ha avuto dopo. Esatto. Faggio dice: io ho adorato Il Marito Perfetto di Luca Spavetto con Criso la Staffita. Secondo me nel 2010 come indipendente non si poteva fare di più. Fabrizio. A me Il Bosco Fuori è piaciuto proprio tanto, devo dirti la verità, con tutti i suoi limiti, però l'ho trovato davvero particolare. Intanto il branco che cerca appunto di, all'inizio se non ricordo male, stuprare la ragazza che è appunto Daniela Virgili, poi diventa vittima successivamente, e quindi c'è un ribaltamento. La casa dove si svolgono i fattacci praticamente all'inizio sembrano queste persone tranquille che
che si prodigano come a proteggere, no, la ragazza, sì. E in realtà poi lì ne vedremo di ogni. Con i limiti di budget che hanno avuto e con quella creatività che hanno mostrato anche nelle scene splatter, a me, io mi sento di promuoverlo assolutamente questo film. Mi è piaciuto molto il finale, anche veramente tosto, non dico nulla perché chi non l'ha visto magari, esatto, lo può recuperare. E niente, assolutamente per me è un film da vedere, è un film da promuovere, per farlo vedere, ecco, tutto qui. Tra l'altro dico che gli effetti speciali di Sergio Stivaletti, c'era anche Enrico Silvestrin tra gli attori, era un cameo iniziale, che erano lui e Elisabetta Rocchetti, mi sembra, era un cameo, esatto, che era fatto apposta per strizzare l'occhio al cameo iniziale di Scream, cioè come, esatto, in Scream c'era Drew Barrymore all'inizio, lui ha messo gli attori famosi all'inizio per fare questo cameo iniziale. Alice, secondo me è una bella sorpresa, una chicca, se vogliamo. È un film che mi ha sorpreso molto, perché già il titolo mi ispirava, quando se ne parlava, quando era uscito, questo titolo mi ispira. Una volta che l'ho visto, devo dire che è un film che secondo me merita. Mi dispiace che sia un po' finito nel dimenticatoio, perché a parte qualche collezionista che ogni tanto ne parla, non se ne parla più tanto, però secondo me è un film che va riscoperto, c'è una trama molto particolare, perché ci sono un sacco di situazioni che si ribaltano, che i cattivi poi risultano che sono i buoni che poi sono i cattivi, ci sono un sacco di colpi di scena. Il finale molto particolare, molto emblematico, soprattutto la propria parte finale di lei, no, tutta insanguinata, che corre nel bosco, che riprende un po' anche la locandina, mi pare, del film, del primo piano di lei. Beh, per me Daniela Virgilio è una brava attrice, è più nota per le fiction che ha fatto, esatto, soprattutto ha fatto anche Un passo dal cielo per molte stagioni, e quello romanzo criminale, ha fatto veramente tante fiction, però secondo me anche a livello cinematografico è un'attrice che rende. E poi c'è una bellissima atmosfera, è un film veramente mi ha sorpreso, e se non ricordo male la versione, quella americana, è stata proprio distribuita grazie a Sam Raimi, sì. Quindi c'è un vero, quasi un omaggio. Con il titolo The Last House in the Woods, per l'appunto, sempre. Tra l'altro, l'ultima curiosità sul film, che è stato proiettato in Italia in un solo cinema a Roma. All'Eden, credo al cinema Eden, vero? E per un giorno solo, mi sa, uno o due. Non dice il cinema, ma presumo che erano... Sì, era l'estate del 2007, credo, all'Eden, me lo ricordo quando uscì. Ora parliamo di Shrooms, Trip senza... L'unico che non ho visto, confesso, l'unico di questa lista che non ho visto. Allora, è un film diretto da Paddy Brechnack, ma ce lo dirà meglio tra poco Francesco. È un film che io pure se ho visto, però questo non me lo ricordo, devo essere sincera, onesta, e quindi Francesco, a te. Allora, guardate, io vi dico la verità, credo di averlo visto addirittura solo al cinema all'epoca, tra l'altro al Fanta Festival, e poi appunto ho comprato il DVD, ma non so neanche se l'ho mai rivisto in DVD. Vagamente ricordo soltanto che il film, come al solito, riguardava il gruppo di ragazzi, non ricordo se in vacanza o come, in giro per il bosco, che trovano questi... tra poco dirò un po' di trama, non tutto, ma... Sì, trovano appunto questi funghi allucinogeni, roba del genere. Non mi aveva lasciato particolarmente soddisfatto, perché era uno di quei film che comincia a costruirsi in maniera molto horror, con
appunto tipo roba di spettri, credo, se non addirittura zombie, qualcosa del genere, ricordo, comunque morti, uccisioni e cose del genere. Poi c'è il twist ending abusatissimo che ormai si usa sempre di più ancora adesso, che appartiene proprio a quel genere di film che io detesto, perché ti creano delle aspettative e poi col twist ending che ribalta tutto quanto vedi che tutto quello che hai visto del film in realtà non era niente, era tutto dovuto a questo twist ending che non svelo. È un film che sinceramente non boccio, ma non mi lasciò praticamente nulla. È uscito in un periodo in cui questo tipo di stratagemmi cominciava ad essere usato, ancora non era abusatissimo, ma cominciava ad essere abusato, adesso ancora di più. Sinceramente non mi ha lasciato niente. Forse proseguito come era prima, che era un normale slasher, e quindi ti aspettavi che c'era il finalone spettacolare o cosa così, sarebbe stato secondo me meglio. Invece si giocano tutto quanto su questa carta del twist ending che stravolge tutto, e non mi ha fatto impazzire sinceramente come film. Fabrizio. Allora, a me sì, Shrooms non mi è piaciuto per niente, nel senso che dall'inizio ci sono questi ragazzi che praticamente vanno in Irlanda perché poi c'è la storia sentimentale di una di loro che in Irlanda c'è un ragazzo di cui è innamorata, tutte queste cose qua, e vanno sostanzialmente però in Irlanda per provare questi funghi allucinogeni. A me non ha coinvolto mai, in sostanza. Poi c'è una computer grafica orripilante che ritrae questi spettri nel bosco, fatti davvero male, e fastidioso diventa, no? Quando lui si vede, e quindi non fanno nessuna paura. La trama sì, non ha nulla, poi dei dialoghi veramente senza senso, secondo me. C'è il tipo di cui è innamorato la ragazza, che si fa bello con un altro che dice sì, ma di lei non mi importa nulla in fin dei conti. Poi, vabbè, spoiler, poi mentre praticamente lui muore dice ti amo. Non ha alcun senso proprio, buttato lì così. Anche i dialoghi quindi fanno un po' sorridere. Quando poi c'è una parte che si svolge, se non ricordo male, in una casa abbandonata, ci sono dei cliché visti e rivisti in tanti film, quindi francamente era proprio, come dire, situazioni già viste, trite e ritrite, a volte sembrano strizzare l'occhio per certe atmosfere che vorrebbero lì ricreare a un filmone, secondo me, come Session 9, ma con una debolezza imbarazzante. Praticamente sì, era il periodo appunto che dopo Session 9 andavano di moda questi twist ending così, però cominciavano ad essere abusati quando è arrivato Shrooms. Sì, Shrooms, esatto, e poi c'è un twist ending veramente che mi ha fatto vedere il braccio, dico vabbè, un altro film così. No, è veramente per me dimenticabilissimo come film. Non mi sono perso nulla allora. Sì, sì, racconto in breve la trama che ha già comunque raccontato Fabrizio. In Irlanda, per una vacanza, Tara e i suoi compagni di college decidono di andare nei boschi alla ricerca di funghi allucinogeni guidati dall'amico irlandese Jake. Nonostante gli avvertimenti dell'esperto Jake, Tara mangia un fungo molto pericoloso dopo una crisi epilettica durante la quale, inquietanti visioni, la ragazza sembra stare meglio, ma presto anche gli altri ragazzi iniziano ad avere visioni violentissime, e quando i membri del gruppo iniziano a sparire uno ad uno, nessuno ha la certezza di quello che è reale, di quello che invece è frutto delle loro allucinazioni. Lo sceneggiatore del film racconta: l'idea del film risale ad un periodo in cui ho fatto uso di funghi insieme ad alcuni amici. Esatto. Ho raccontato la parte divertente di quell'esperienza e la gente non riusciva a credere alla mia reazione. Ho pensato che fosse una buona storia e che sarebbe stato interessante trarne spunto per un film horror, poiché tratta di un aspetto molto importante all'interno della cultura giovanile. L'idea iniziale è divenuta una vera e propria sceneggiatura, e Pierce si è rivolta all'acclamato regista Paddy Brechtnach. Insieme i due avevano già collaborato nella commedia di successo Man About Dog ed entrambi erano ansiosi di poter tornare a lavorare insieme. Erano anni che Paddy parlava di fare un film horror, rivela Pierce. Un regista deve essere ben preparato tecnicamente per fare un film horror, e Paddy possiede tutte le capacità necessarie. In passato avevamo parlato della possibilità di girare un horror ed entrambi eravamo ansiosi di fare un film che avrebbe avuto un grande appeal commerciale in America. Questo progetto ci ha dato l'opportunità di fare entrambi le cose, ma non mi pare proprio. Io l'unica cosa che ho capito da tutto sto racconto è che non bisogna drogarsi, perché sennò fai queste stronzate. Ecco, guarda. Esatto, esatto.
Allora, avete altri titoloni di film che beh, si ma sono io uno che ho pensato forest. Subito che non è incluso, ma perché non hai messo Wrong Turn? Che il sottotitolo era proprio Il bosco a fame, cioè più bosco di quello. Ho capito, lei ne potevo mettere 500. Allora, dai un po' di consigli, Francesco, trasformati per allora, qualche minuto in Vanna Marchi. Wrong Turn, assolutamente, l'originale del 2002-2003, forse 2003-2004. Non il remake, che tra l'altro esce il remake, poi il reboot che esce in questo mese, tra l'altro in DVD, ma totalmente edulcorato e tutt'altra storia rispetto all'originale. Sì. Vedetevi Wrong Turn, un po' anche i segui di Scemi, tanto sono basati solo su sangue e violenza, però almeno il secondo a me era piaciuto tanto, forse addirittura quasi più del primo. Gli altri sono tutti un po' così. Un altro, vabbè, Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton, assolutamente, come film. Non aprite quella porta se vogliamo includerlo tra i film dei boschi. Certo, forse è quello dove c'è più bosco di tutti. Non aprite quella porta 3 che è tanto distrutto. Io dopo Il capostipite è quello che metto per secondo. A me piace tantissimo. Leatherface. Ah. Tra l'altro con Viggo Mortensen a inizio carriera. Ricordiamoci questa cosa. poi vabbè, ovviamente qualsiasi venerdì 13. Come fai a non citare venerdì 13 quando parli del bosco? Tranne Incubo a Manhattan e Jason X sono ambientati nello spazio e appunto sulla nave a Manhattan. E poi vabbè ce ne sono tanti altri, poi tanti film animali assassini, Grizzly l'orso che uccide, un altro che mi piace tanto. Fabrizio, dimmi qualcuno anche tu. Allora, due mi vengono in mente. Uno clamoroso, Blair Witch Project. E poi Backcountry, più recente, mi è piaciuto pure parecchio. È lento. Alice, se parliamo di serie, anche Twin Peaks, no? Beh, sì. Se uno dice Twin Peaks, mi sembra proprio... La segheria, c'è una che parla col ceppo, mitica, voglio dire, fantastica. I famosi sicomori che ti portano nelle logge, insomma, non citare Twin Peaks sarebbe praticamente quasi un delitto. Dimmi, Fabrizio. No, dicevo appunto di Backcountry, sì, è vero, è un film molto lento, però mi è piaciuta l'ambientazione e anche il fatto che si gioca sull'ambiguità, sul fatto che all'inizio sembra il tizio che incontrano spesso, lui il pericolo, diciamo, che loro stanno incontrando ripetutamente nella foresta, mentre invece poi alla fine si imbatteranno in questo orso enorme, e quindi vabbè. Tra l'altro quando si erano persi, perché lui era convinto di conoscere benissimo quei sentieri, anche il fatto dello spaesamento, dell'ansia che si genera. È un film sì che mi è piaciuto anche nonostante la sua lentezza. In genere i film lenti non li amo particolarmente, però quello, devo dire la verità, che mi ha sorpreso, ecco. Alice, c'è qualche altro titolo che vuoi ricordare? È un porno? Puoi anche dire Biancaneve sotto i nani. Lo abbiamo visto tutti. Forse che anche c'è un altro. Lo muscio ce l'ha tutti, eh. Ho capito bene quello che hai detto? Hai detto questo? Certo. Il bosco 1. Bene, no, perché c'era la connessione che andava bene, avevo capito se era il bosco 1. Il bosco 1. Tra il bosco 1 e Biancaneve sotto i nani, ho detto. Il bosco 1, non so, forse a livello di trama è più consistente quale sia, ma in tema di posto, a parte questo titolo, Boschi, mi viene in mente La casa del bosco e Cabin Fever. Cabin Fever, un altro grande film. Allora, vi voglio ricordare che domani ci sarà l'ultima puntata di Radio Cab, speciale Demoni, con la musica di Claudio Simonetti, ovviamente tutte le curiosità sul film Demoni, e poi giovedì e venerdì ultime due puntate di Giallore alle 21:30, si parlerà di diversi casi sia italiani che internazionali. Quando dico ultima puntata vuol dire la stagione estiva praticamente è finita, solamente un relattamento durerà fino alla penultima settimana di settembre e poi tornerà Horror Camomile. E allora
chiudo qualche minuto prima, chiaramente, perché tra poco ci sarà, sarò ospite in diretta da Max Copertino, Ale Copertino, sulla pagina Facebook di Zio Tibia Horror Picture Show, per parlare delle Vespertine Awards, ma anche per parlare soprattutto del premio speciale che il prossimo anno sarà dato a postumo a Stefano Cananzi e il nostro Zio Tibia, e il prossimo anno faremo di tutto per far ritirare il premio alla moglie Edna, tanto cara, che insomma, insomma non sta passando un bel periodo, per l'appunto, per la morte di Stefano, chiaramente, e quindi tra poco parleremo di tutto ciò, tra poco, qualche minuto, se riesco ad entrare su StreamYard. Saluto Alice, Francesco, Fabrizio, e Orelattementa torna di mercoledì della prossima settimana, perché martedì prima puntata dei cultissimi, si parte subito a bomba, Profondo Rosso, quindi un'ora tutta dedicata a Profondo Rosso, agli attori, che è piaciuto di più, che è piaciuto di meno, e tutte le curiosità che riguardano Profondo Rosso. Grazie a tutti, ciao ragazzi! Ciao a tutti, grazie! Ciao.